Nome. Sebastiano. Miriam. Nome d'arte. Sebastiano. Marion Blue. Di cosa parla il tuo canale? Allora, il mio canale parlava principalmente di Giappone, adesso mi sono spostato e parlo anche non solo di Giappone, ma anche di Corea, notizie di attualità e diciamo un po' di tutto. Allora, il mio canale parla principalmente di riassunti comici, che si tratta di serie TV, cartoni, soprattutto cartoni, videogiochi e perché no, qualche volta anche qualche doppiaggio, sì. Fai altro oltre YouTube? Oltre a YouTube mi occupo della scrittura di colonne sonore per vari film. Lo faccio anche da modello. Oltre a YouTube, ecco, il momento studio. Inoltre quest'anno sto anche studiando. Studio doppiaggio, studio edizione, altre cose, quindi se si tratta di lavoro, no. Sono nulla facente in questo momento. Metti in ordine di importanza famiglia, amore e soldi. Se un amore è veramente grande, diventerà poi parte della tua famiglia, quindi credo che famiglia e amore vadano a pari passo, anche perché comunque in tutte le famiglie c'è comunque amore, quindi diciamo che metterei famiglia e poi soldi in secondo piano, perché secondo me i soldi, a patto che ne hai abbastanza per poter sopravvivere e fare una vita dignitosa, di più non ti servono, mentre la famiglia è importante. Allora, io li metterei in quest'ordine, alla fine la cosa più importante per me è la famiglia, amore e soldi, ma anche amore nel senso platonico, amore di un'amicizia, cioè nel senso comunque ci sono vari tipi di amore, quindi perché no? Yeah. Tre aggettivi per definirti. Allora, tre aggettivi per definirmi sono sicuramente una persona piuttosto determinata, indipendente, e anche un po' cagacazzi. Ci sono delle volte che magari mi impunto su una cosa, che se noto un'ingiustizia e finché non riesco in qualche modo a dire la mia o cercare di sistemare le cose, proprio mi accanisco su sta cosa perché voglio cercare di rendere il mondo un po' migliore, anche se poi magari non ci riesco, però di mio ci voglio provare sempre. Tre aggettivi. Non saprei. Non mi sono mai data tre aggettivi, sono troppi. Lunatica, tantissimo, perché no, sincera, perché alla fine cerco di essere sempre più sincera possibile, e super super sensibile, super. Single o fidanzato? Il mio stato su Facebook è sempre indisposto. Single. Sono single e perché sì, voglio al momento voglio pensare a me stessa, a crescere come persona e poi si pensa. Ultimo appuntamento, a quanto tempo risale? E chi se lo ricorda? Non è che io abbia avuto questi appuntamenti, proprio io, no. Quindi un ultimo appuntamento serio che ho avuto è stato 2 o 3 anni fa. Hai vinto 1 milione di euro. Cosa fai? 1 milione! Campioni del mondo! Li metterei in banca, non lo so, cercherei di investirli. Cercherei magari anche di aiutare persone che magari ne hanno bisogno, principalmente amici o familiari. E poi niente, magari probabilmente farei music video più costosi, un nuovo album, farei il giro del mondo. Ma già sono cose che faccio in low budget, quindi magari farei le stesse cose spendendo magari un po' di più. Credo che alla fine 1 milione di euro non ti cambiano la vita. Allora, prima di tutto ripagherei mio padre per tutto quello che sta facendo, perché si sta veramente svenando per farmi fare i corsi che sto facendo, per cercare di farmi fare il lavoro che voglio fare, e poi il resto tutto in posta i soldi, perché sono una che solitamente non è spendacciona, quindi li lascerei là per ogni evenienza. Essere o apparire?
Allora, secondo me sono importanti tutti e due perché alla fine, purtroppo nella società in cui viviamo, se non appari in un certo modo, ti vengono chiuse talvolta delle porte in faccia. Cioè, ti dico, se io non apparissi così, magari non avrei mai fatto il modello in passato. Quindi diciamo che sono entrambe importanti, però se ne dovessi scegliere una, ovviamente l'essere è più importante perché tu puoi fregare le persone magari una o due volte, però se non c'è una sostanza dietro a quello che appare, alla fine finisce lì, diciamo. Beh, io direi decisamente essere, perché apparire, cioè nel senso tu puoi sembrare, e quello è soltanto un, anche qualche volta può essere solo una maschera, però è quello che hai dentro, cioè nel senso sembra una cosa trita e ritrita da dire, però quello è vero, è così. Hai animali? No, in questo momento non ho animali, però io ho avuto un gatto che ho amato tantissimo, che si chiamava Mara Maura, che è vissuta con me tantissimi anni e le ho voluto benissimo. Allora, tecnicamente, una breve storia triste, mia madre non ha mai mai voluto animali, mai, nessun animale. Mio padre si presentò proprio recentemente, tipo quanto 2 o 3 settimane fa, con dei pesciolini rossi, 2 pesciolini rossi. In quel momento ho pensato, bene, fantastico, mio padre ha scelto morte. No, alla fine è andato tutto bene. Diciamo che adesso li curo io. Vabbè, quindi 2 pesciolini rossi. Credi nell'amicizia? Sì, certo che credo nell'amicizia. Ovviamente non è facile trovare amicizie vere e sincere, ma quelle vere e sincere sì, ci credo, le rispetto e sono importantissime. Sì, credo nell'amicizia. Sì, le amicizie vere sì, esistono. Ovviamente, bisogna trovarle. E non è così facile, diciamo che non è così facile come sembra, però Come hai conosciuto l'altro? o con un video correlato di Lilletta Eli, oppure con un video correlato di Stefano Piffer, che è uno youtuber che seguo, che tra l'altro ringrazio perché sta anche facendo la voce a questo video, quindi grazie Stefano Piffer. O in alternativa, non so se magari un giorno su YouTube mi sono messo a cercare Barbie e il lago dei cigni riassunto, non ricordo adesso esattamente. Lo sai che non lo so? Cioè, nel senso, io molte persone le conosco tipo completamente a caso e faccio mazza che culo. Su, vabbè, sono sempre stata abbastanza fissata col Giappone in generale, anche perché abbiamo in famiglia delle persone che sono andate in Giappone, dei giapponesi che sono venuti qua, e quindi ecco un po' anche per quello. Prima cosa che hai pensato dell'altro? Ma allora, ho pensato che è sicuramente simpaticissima, poi mi sono chiesto se usasse dei filtri per la voce, se raddoppiasse la sua velocità, però devo dire no, sicuramente mi ha colpito la sua simpatia e non lo so, c'era un qualcosa nella sua voce che mi diceva come se ci avesse una storia da raccontare, non so come dirtelo, però come se fosse una che... Sapete quelle persone che hanno talento, però fanno di tutto per mascherarlo e non se ne rendono conto? E secondo me, io quando l'ho conosciuta aveva veramente una cosa come, boh, 5.000 iscritti, se non di meno. E io avevo già visto un potenziale perché si capiva subito che tipo di persona era. Lei non se ne rendeva conto e secondo me ancora non se ne rende conto, ma mi ha colpito la sua simpatia che veramente... Bastano due frasi di un suo video che te la fanno capire. Però appunto c'è anche questa cosa, secondo me, sotto che è molto interessante. Prima cosa che ho pensato è, permettimelo, mazza che carino. Cioè, proprio così, ho capito la parete, d'accordo, okay. Però la prima cosa che ho pensato è mazza che carino. E poi ho visto che era proprio talentuoso, che era comunque riuscito ad andare in Giappone, a fare un lavoro che sicuramente gli piace, quindi ero tipo, bravo, anche io voglio essere come te! Così. Una cosa che ammiri dell'altro. E vabbè, come ho detto prima, ammiro la sua simpatia perché purtroppo io non riesco a fare video comici, anche se vorrei, quindi diciamo che sicuramente quindi direi la sua simpatia. Il fatto che continua a inseguire i suoi sogni. È poi intraprendente, quindi ammiro tantissimo questa cosa. Io mi butto giù al primo rifiuto. Io, pff, giù.
una cosa che avete in comune? Beh, facciamo tutti e due YouTube, siamo tutti e due italiani, apparteniamo tutti e due al genere umano. Cosa abbiamo con il canale YouTube? No, dai. Cosa abbiamo in comune? Io penso che siamo entrambi abbastanza sinceri. Sinceri nel dire quello che vogliamo e lo diciamo con un certo tatto comunque, perché non siamo soliti essere veramente... Penso questo anche. L'insulto che ricevi più spesso. Allora, non lo definirei insulto, però spesso qui su YouTube la gente mi dice che sono gay, cioè come se quello fosse un insulto. Chi lo chiede magari per curiosità ci sta, ma chi me lo dice insultandomi, perché poi magari dice gay, assieme poi a un'altra serie di insulti. Poi a volte mi danno del buonista, a volte mi danno dell'ipocrita, mi hanno anche dato di recente del razzista e del provincialotto, quindi diciamo che si sbizzarriscono. E poi altri insulti riguardano l'aspetto fisico, i miei capelli, i miei occhi, la mia faccia, sono troppo magro, eccetera eccetera. I tuoi video fanno cacare, cioè nel senso, oppure soprattutto non capisci un ca, capito? Non capisci un ca, perché non è così che si fa, non è vero, dici bugie, cioè quindi sempre quello, sempre non hai capito un ca in generale, perché non colgono l'ironia del video molte volte, perché io prendo in giro tutto, anche le cose che mi piacciono, soprattutto le cose che mi piacciono tendo a prendere in giro, perché è meglio anche riderci su, ridere delle cose che dei piccoli difetti o comunque ridere. La frase che dici più spesso. Allora, la frase che dico più spesso agli esami è evidentemente oppure palesemente, cioè tutte le cose con la mente alla fine le dico sempre, perché come insegna Lana Del Rey, usare gli avverbi ti fa sembrare più che frase è la parola. Io tendo sempre a dire quindi nel frammente, che è un mischio morto praticamente tra nel frattempo e nel mentre, e più che altro parole, così. Cool. Quanto ci metti a prepararti? Allora, per fare i video ci metto circa un quarto d'ora, perché in realtà vi sembra che io mi sia tirato, ma in realtà è... Guardate, cioè ho fatto metà testa, qua è tutto un cesso qui dietro, no? Quindi dove mi faccio vedere è una ripresa tattica. Per uscire di casa io in realtà non faccio niente, quindi proprio un minuto. Se devo uscire invece per un evento, eccetera, anche un'oretta, dipende da che cosa devo fare. Veramente poco, io a prepararmi veramente ci metto poco. Per me è tipo, eyeliner, prima cosa che indosso, via. Cioè veramente ci sono delle volte in cui stiamo già uscendo, io sono ancora in pigiama e quindi scendo. Non ci vuole niente. Perché io comunque mi lavo prima, faccio tutte quelle cose prima, eccetera eccetera, quando so che devo uscire. Prima cosa che fai al mattino? La prima cosa che faccio al mattino è guardare il telefono e guardo magari il video, se ha ricevuto nuovi commenti, controllo le mail, guardo se stanno tutti bene a casa, perché comunque vivendo in Giappone ho sempre paura che una mattina mi sveglio e mi arrivi un messaggio che è successo qualcosa, e quindi sì, quello. Prima cosa che faccio al mattino? Allora, prima di tutto io sono cattolica, quindi dico una preghierina e... Poi controllo i messaggi che magari non ho letto la sera prima, o che comunque io mi sveglio e trovo 10.000 messaggi, così all'improvviso faccio ah! Quindi rispondo, poi mi alzo con calma, faccio tutte le cose con calma. La figura di merda più grande. Allora, la figura di merda più grande ti giuro che non lo so, cioè perché ne faccio tantissime. Ah, la mia figura di merda più grande, io ne ho fatte parecchie, quindi io non lo so, ho perso il conto delle figure di merda. Ah, diciamo quella volta in cui incontrai Gabriele Lopez, doppiatore, e lo scambiai, cioè, lo chiamai come suo zio, cioè Massimo Lopez. È bello che io andai da lui tutta bella convinta a dire Massimo, Massimo, e quello mi guardava strano, io Massimo, e quello mi guarda e fa e se mai Gabriele? E quel momento, giuro, perché io sono troppo impulsiva, mi misi in ginocchio e implorai scusa, cioè pietà, scusa, cioè che figura di me. Da 1 a 10 quanto ti ritieni attraente? Penso
Ma io non lo so, perché io sono sicuro che c'è una percentuale di persone a cui posso piacere, mi aspetto fisico, una percentuale di persone che mi trova un cesso a pedali. Quindi secondo me 50 e 50, quindi ti dico 5 su 10. Se me l'avessi chiesto qualche anno fa, ti avrei detto meno 10 direttamente. La mia stima si è alzata un po' di più, fortunatamente. Cioè, devo fare qualche bel corso di autostima. Mi darei almeno una, cioè, proprio una sufficienza. Proprio una sufficienza, perché non mi sono mai considerata all'altezza delle altre, quindi. Aia! Simpatico. Simpatico 3, Soul Mafia direbbe 1. Penso di sì, penso di essere simpatica, almeno per le persone che mi seguono. Sensibile. Otto. Sensibile tantissimo, cioè era tra i miei tre aggettivi. Geloso. Geloso no, perché secondo me la gelosia è uno di quei sentimenti che non ti porta da nessuna parte. L'amore non lo puoi mettere in gabbia, secondo me, quindi geloso no. E neanche per le mie cose non sono particolarmente geloso. Anzi, per esempio, ci sono giochi che ho comprato 4 volte perché li ho prestati e non mi ricordavo più a chi li ho prestati. Quindi geloso 4, dai. Gelosa, beh, non è che io abbia avuto sti grandi. Però sì, vabbè, sempre un po' gelosa magari delle altre persone che avevano determinate cose, non si fa, però quella è più che altro invidia. Aia. Però tipo di gelosa perché quella mi sta portando via il ragazzo, oppure la mia migliore amica ha trovato un'altra migliore amica, insomma. Sì e no, non sono di quel tipo, ecco. Disordinato. Disordinato dipende. 5. Ma senti, disordinata al 50%, perché io sono anche una che adora, cioè, vuole vedere tutto con un certo ordine, però, per esempio, nella mia camera so che non si può fare. Non si può fare, la mia camera è un delirio totale, non si può fare questa cosa, quindi mi arrendo. Fashion. Direi 3. Quando vivo nella mia vita di tutti i giorni, 8 quando vado agli eventi. Io? Fashion? Moi? Mi vesto come cavolo mi voglio. Non me ne frega niente, mi vesto così. Vendicativo. No, devo dire che sono una persona che dimentica facilmente, quindi se qualcuno anche mi facesse un torto me ne dimenticherei di lì a breve, quindi vendicativo no. Vendicativa sul momento? Cioè sul momento proprio dell'azione io direi. Cioè, direi sì, io mi vendico, io mi vendicherò! E poi subito dopo parte il senso di colpa del. Ma lascia stare, cioè, lascia stare. Ma chi te la fa fare? Lascia stare. Quindi è tutto un impulso iniziale quello, però alla fine no. Sei più razionale o emotivo? Sono più razionale per certe cose, più emotivo per altre. Allora, io sono emotiva su certe cose, razionale su altre cose, ecco. Io sono emotiva su come vivo la mia vita, non voglio essere giudicata, ma quello è perché io soffro d'ansia, quindi da questo punto di vista io sono molto emotiva e non riesco a pensare razionalmente quando mi viene un attacco di ansia o sempre di fobia sociale, queste cose qui. Invece sono più razionale in determinati altri campi. Se penso più razionalmente, penso in maniera no, io non dico negativa, no, è più realistica, semplicemente più realistica. E vedo le cose oggettivamente. Però devo essere lucida con la mente. Talento nascosto che nessuno sa. Allora, siccome a me piace sbanfare tutti i miei talenti, solitamente, no, talento nascosto, io sono molto bravo a massaggiare, mi dicono, quindi sì, forse sono un bravo massaggiatore. Talento nascosto che nessuno sa. Bah. Io, francamente, non penso di avere talenti nascosti. Ho fatto corso di canto, però non è che io abbia il talento del canto, per esempio. Cioè, nel senso, posso farmi cosplay da sola, so cucire. Non so se è un talento. Non lo so, francamente, cosa si intende per talento. Però in generale penso che molti lo sappiano perché ho detto io sono totalmente un libro aperto. Se fossi una celebrity, chi vorresti essere? Oh mio Dio, non lo so. Mm-mm-mm-mm-mm-mm.
Ma in realtà, cioè, non saprei veramente chi dire. Ti direi Lara Croft, però non è proprio una celebrity. Non lo so, sia per simpatia che di bellezza che di talento, mi piacerebbe abbastanza Emilia Clarke. Cioè, Emilia Clarke comunque è una bella ragazza, è molto brava, per me è brava, che si dica per me è brava. Poi vabbè, ci sono altre, cioè soprattutto a me piace la simpatia, il fatto di essere sempre molto umili. E Emilia Clarke ha dimostrato questo, però per esempio anche Jennifer Lawrence l'ha dimostrato, anche lei è talentuosissima veramente, quindi queste celebrity simpatiche che sanno, che non fanno le dive, ecco. Piatto preferito. Il mio piatto preferito, non saprei. Mia mamma cucina molto bene, quindi tutto quello che fa mia mamma, ecco. Piatto preferito? Ecco, io non è che ci avrei tanti piatti preferiti, anche perché sono una che non è che adori proprio che si fa quegli abbondanti piatti. Però se ovviamente mi metti un piatto di carbonara davanti, io me la mangio con gusto. Con molto gusto. Fai sport? Sì, faccio tantissimo sport anche perché mi piace tanto mangiare, quindi ovviamente più sport faccio, più posso permettermi di mangiare senza ingrassare, quindi sì, sport. Facendo sport mi vengono idee migliori. No, sono pigrissima, lo so, questa cosa non si fa, ragazzi, non si fa. Non dovete essere pigri come me, dovete fare sport. Tre cose che guardi in una persona che ti interessa. Allora, tre cose che guardo in una persona mi interessano. Innanzitutto, gli occhi, secondo me è la cosa più importante, anche se poi io li nascondevo per tutto il tempo che ho fatto YouTube, almeno il primo anno. Poi guardo, le mani, mi piacciono, perché comunque dalle mani si possono capire tante cose. E poi cosa guardo? No, come cammina anche mi può intrigare o meno, se ci basiamo solo sull'aspetto fisico. Se invece ci basiamo sull'aspetto interiore, mi interessa che sia interessata innanzitutto a me, abbia un sogno e non si arrenda facilmente, e magari che sappia cucinare sarebbe un plus, perché io in cucina so solo cucinare il pollo. Sempre tre cose. Allora io guarderei il sorriso, bel sorriso, la simpatia e la sensibilità, perché uno deve essere simpatico, mi deve far ridere ovviamente, ma deve sapere anche quando fermarsi, perché magari ci sono delle volte in cui proprio non vuoi, non c'hai questa cosa, oppure qualcuno esagera anche a fare delle battute troppo pesanti, quindi fa ridere, ma deve anche sapersi regolare, La tua crush del momento. La mia crush del momento direi che è Marion Blue. ecco. La mia crush del momento. Allora, io dico un attore, io dico Jude Law. Jude Law mi piace tantissimo, io lo vedo e faccio sì. Però insieme a lui, cioè, si contende il primo posto con Tom Hiddleston, cioè lui, dai. Boh. Mai stato vittima di catfishing? Cos'è il catfishing? Catfishing? Forse una volta. Penso che catfishing succeda molto spesso se magari si usano delle app tipo per dating, però non le ho mai usate, quindi no. E quando ti rubano la password, fanno quelle cose lì, quello è il catfishing. Hai mai fatto finta di essere qualcun altro? E forse da piccolo, magari su qualche forum, può essere, però non una persona completamente diversa, però magari non lo so, non dicevo il mio vero nome, però le foto erano le mie, quindi diciamo sni. Finto di essere qualcun altro in cosplay. Dai, finto di essere qualcun altro magari quando non qualcun altro, semplicemente magari di essere un po' più allegra quando in realtà quei giorni non lo sono per niente. Quindi, ma non qualcun altro proprio. Se un ex si rifà vivo, che fai? Ma guarda, io sono sempre contento se gli ex si rifanno vivi, cioè, quindi no, niente di male, anche perché io ho sempre, non ho mai avuto diciamo, un breakup particolarmente drammatico, almeno dal mio punto di vista. Quindi se si fa sentire un ex, io sono giusto contento. Non ho mai avuto ex in senso stretto, quindi non ti saprei cosa dire. Però generalmente sono una che
che o li guarda male, così un attimo li guarda male, ma poi se ne infischia totalmente. Non me ne frego più niente, assolutamente. Tecnicamente dovrebbe andare così. Poi nella realtà, ho detto, nell'impulso del momento, non lo so. Esiste l'amicizia tra uomo e donna? Io penso proprio di sì, però ovviamente devono esserci delle basi solide. L'amicizia tra uomo e donna, sì, esiste, alla fine esiste, perché ho visto un sacco di amici, maschi e femmine. La parte del tuo corpo che ti piace di più? Allora, a me piacciono tanto le mie mani, penso che sia la mia parte preferita, e il mio collo perché è lungo e viene bene in foto, e anche la V-line, mi fanno spesso dei complimenti quando faccio foto, questa qua, questa forma della faccia, sì, mi piace. La parte del corpo, io veramente non è che io mi piaccia tantissimo, però se devo dire proprio qualcosa, qualcosa, mo la sbarro. Le tette, perché non sono né troppo grandi né troppo fica. Non sono una che le mostra in maniera tipo voilà, però comunque non ne vado nemmeno, cioè non me le schifo, ovvio. E quella che ti piace di meno. Ecco, tutto quello che non vi ho detto delle parti che mi piace di più non mi piacciono. Non mi piacciono i miei occhi, li vorrei più stretti e lunghi. Le mie labbra penso che siano troppo grosse. I miei capelli, il naso. Però alla fine ho imparato ad accettarmi così, quindi va bene così. Il naso. Purtroppo sono sempre stata presa in giro un po' per questo naso che ha questa gobba qui e anche che sia un po' patata qua, quindi un po' verso il basso, gobba, patata, non è che sia una che... cioè ero presa in giro già abbastanza per i fatti miei da piccola, più il naso. Il tuo punto debole. Me l'ho detto anche prima, in realtà, è che mi focalizzo su alcune cose che in realtà dovrei lasciare perdere, ma io se vedo delle ingiustizie devo metterci il naso, anche se poi a volte finisco per peggiorare la situazione. Guarda, il mio punto debole sono le persone, secondo me. Io ho questa paura di essere giudicata sempre, quindi la persona in generale che ti guarda, ti squadra, e per me è già un'ansia assurda. Non so se definirlo un punto debole questo, però il punto debole mio è comunque va sempre sull'ansia. L'ansia che mi blocca in qualsiasi cosa, purtroppo è così che va. Aspetti o fai il primo passo? Eh no, io decisamente aspetto. A volte perdo delle occasioni. Allora, solitamente aspetto. Aspetto un po', poi nel caso, ma sì, lo faccio io il primo passo. Ma sì, ma cosa dobbiamo aspettare in eterno? Lo faccio io il primo passo. Non c'è più, cioè, non è questa condizione che per forza l'uomo deve fare il primo passo. No, ma perché? Ma perché? No. Quindi qualche volta, La tua frase da rimorchio. Coucher avec moi ce soir. Piuttosto che. Chissà perché non sono fidanzata. La frase da rimorchio è: allora, quando andiamo a giocare alla PlayStation? Se lui o se lei ti tradisse, che cosa fai? Mi farei un esame di coscienza e penserei a che cosa ho sbagliato anche io, perché di solito, cioè, se una persona tradisce, lo fa perché non è contenta della relazione, quindi la relazione è fatta da due persone, quindi evidentemente anch'io avrò le mie colpe, però tendenzialmente dico, vabbè, mo mi hai tradito, arrivederci, ciao Maria, io esco, e si taglia, finisce qui. Allora, se lui mi dovesse tradire, sempre per il fatto dell'impulso, spaccherei tutto. Lo manderei a cagare con tutte le scatole, le migliori parole. Però, nella mia testa vorrei, questa è una cosa che farei perché sono io così, la cosa invece che vorrei è essere totalmente indifferente, del tipo, buonasera, quando avete finito, mi raccomando, c'è la valigia che ti aspetta di là, che sai com'è. Proprio, io vorrei essere più indifferente, però le mie emozioni mi dicono: ah! Sei mai stato in TV? Sì, sono stato in TV con un telefilm recitato in modo divino. Potete andare a vedere il video recensione, tra l'altro fatto da Marion Blu sul suo canale, che ha avuto il tempo da perdere per poter recensire il mio telefilm. Vi lascio nell'info box il video di Marion Blu. Poi vabbè, sono stato in TV anche poi per un'altra serie di cose. Sono stato in TV per dei programmi variety, sono stato in TV per un altro film che ho fatto che in realtà non ho mai condiviso, in cui facevo il vampiro. Poi
Poi sono stato in TV anche per la sfilata della moda, quando sono andato sia come ospite che quando sono andato come modello. E poi non ricordo, anche in Thailandia sono andato in TV quando ho presentato il Music Award. TV, no, nemmeno il cinema, da nessuna parte. In futuro? Ma che ne so, forse sì, forse no, magari come doppiatrice. Come ti immagini tra 10 anni? E tra 10 anni mi immaginerò sempre così, con luci sempre più forti. Spero di continuare a fare quello che mi piace, ecco, spero di continuare a vivere della mia musica. Allora, come prima c'è sempre quella parte di me che come vorrebbe essere tra 10 anni, e quella parte di me che dice, ecco come sarai tu veramente, veramente, tra 10 anni. Quella parte di me come vorrebbe essere una donna in carriera, doppiatrice con un bel cane, una bella casa, perché no, perché no, perché no, che ci mettiamo anche un marito, dei bambini, perché no? Cioè, una vita totalmente tranquilla, normale, come sarà la mia vita? Veramente tra 10 anni, un casino totale. Io che ho le bollette da pagare, non so che cazzo devo fare. Anzi, probabilmente vivrò ancora con i miei genitori, ma che ne so io. oppure vivrò da sola proprio con 3.000 gatti perché sarò sola con una gattara e starò a cercare lavoro sotto i ponti. Questa è la parte di me molto tragica, diciamo. Però c'è sempre quel piccolo speranza che, dai, mia, forse ce la vai a diventare doppiatrice. Almeno qualcosa, almeno un brusio. Faresti una vacanza con l'altro? Ma certo che farei una vacanza con Marion Blue, anzi, se Marion Blue volesse venire in Giappone, in qualsiasi momento me lo faccia sapere che lo organizzo tutto. Yes! Yes! Cioè, io almeno la farei una vacanza con Sebastiano. Se permetti, io sì. Imita l'altro. Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video crime. Adesso sto meglio. Questo è uno spin-off. Questo è uno spin-off. Questo è uno spin-off. Vabbè. Dai un consiglio all'altro. Un consiglio, se potessi dare un consiglio è fregatene di tutto quello che la gente dice, perché tanto la gente avrà sempre qualcosa da ridire, fai quello che fai, che lo fai bene e un po' meno d'ansia e vivi sul momento e goditi la vita perché non c'è tempo di preoccuparsi troppo per quello che gli altri dicono. Tu, fai quello che fai, che lo fai bene, ecco. Io non me la sento di dare consigli perché sono io quella che è meno dotata dal punto di vista tecnologico della vita in generale, quindi consiglio. Ma che ne so, continua così. Fai sempre, continua così. A me i suoi video piacciono così come sono, anche dalla sua personalità piace così, sta bene così. Saluta tutti! Ciao a tutti, ciao 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 ciao, sayonara, sayonara, sayonara. Ciao a tutti! È stato bellissimo! E ringrazio anche Stefano Piffer per averci fatto le domande.